La priorità assoluta è riaccendere l'economia e creare lavoro con un nuovo modello di sviluppo. Ci saranno molte risorse europee a disposizione, anche grazie allo sforzo italiano, e noi dobbiamo però ora aprire la grande fase di ricostruzione del nostro modello produttivo. Per questo il modello di piano industriale che il Partito Democratico ha messo a disposizione delle aziende, del mondo del lavoro, delle forze politiche, ha degli obiettivi chiari e anche delle indicazioni chiare. Bisogna ricominciare dalla grande rivoluzione digitale, da quello che vorrà dire della filiera produttiva alla conversione ecologica dell'economia, la green economy, le possibilità da questo punto di vista di produrre meglio e bene e di accettare questa sfida, il trasferimento tecnologico, tutte idee, ripeto, per ripensare il nostro modello produttivo, perché il Covid è stata una tragedia dal punto di vista sanitario, è ancora grave perché non è finita dal punto di vista della difesa della salute, ma ora ci sono gli effetti di questa pandemia che sono legati, ripeto, a un'economia che rischia di rimanere in ginocchio. Invece bisogna combattere, bisogna in fretta unire quelle risorse finanziarie che ci sono a un'idea di nuovo modello di sviluppo che per noi deve essere sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. E io penso che questo sia possibile e lo abbiamo fatto oggi e vogliamo aprire questa discussione perché è il tempo che si comincia a ricostruire fiducia. Se non c'è fiducia nelle possibilità di questo Paese, l'economia non ripartirà mai e la fiducia non si può costruire con pacche sulle spalle dicendo va tutto bene. Dobbiamo dimostrare che può andare tutto bene. Il Partito Democratico sta facendo questo, una forza che vuole garantire questo clima per riprendere il cammino dello sviluppo.